Sì, ragazzi, voglio essere molto sincero. Questo è un Jack Hughes contro il mondo dell'esistenza. Allora, premetto, non sono un grande chitarrista. Sono un medio cantante. Come no? Pensate di rivivere un passato remoto, un popolo in un ghetto chiuso, massacrato. I nostri applaudono tutto ciò e l'omino comune ripete pensieri nazisti. No, vabbè, poi continua. Questa è una canzone che ho fatto io, neanche la più bella, dico la verità. Io di solito suono la cornetta, la tromba, il trombone. Però questo non vuol dire che le canzoni che scrivo canzoni scritte da persone che non erano grandi strumentisti su quello strumento, soprattutto nel jazz, canzoni scritte da sassofonisti, da trombettisti. Allora, ragazzi, le canzoni hanno un testo chiaro, diretto, una musica abbastanza orecchiabile. Uno si aspetterebbe, vabbè, ma raga, qualcuno se ne accorge. Ma se non si sono accorti? No, non è che non se ne sono accorti nessuno, perché alcuni video hanno un discreto, beh, insomma, non 20-30. Uno potrebbe dire, ma allora hanno alcuni video. Poi sapete che le differenze. YouTube ha sicuramente un modo per non far vedere, cioè non mettere in risalto quello che uno fa, però nel senso che ci sono questi algoritmi che nascondono, no, però si spera che gente della nostra area condivida queste cose. È anche vero che qualcuno che ha un canale abbastanza, una persona di rilievo potrebbe darmi un aiuto, ma non è tanto l'aiuto per me in quanto tale, ma insomma è nell'interesse nostro di valorizzare le persone che anche con l'arte fanno qualcosa. Ma manco per cazzo. Questo ambiente è molto egocentrico, narcisista, autoreferenziale. Ma allora anche tu? Ma certo, se io faccio le canzoni, a meno che non me le canta un altro. È certo che devo, per adesso le devo cantare e suonare io. Chiaro? Allora, purtroppo qui. No, che è con le visualizzazioni? Vabbè, è ovvio. YouTube non le manda più di tanto, però, contando che sono canzoni originali, di solito la gente apre i video di canzoni già famose, quindi si parte da 10, 15, 89 a 96. Sto guardando così a 134, 183. Contando che ne metto pure abbastanza, e non è facile inventare canzoni nuove, mettere un testo a degli accordi che non sono sempre gli stessi, se non sarebbe facile. Vediamo il periodo, diciamo, pandemico. Covid ottimi ignoti è una canzone un po' avanzata che ho fatto, con giochi di parole e armonia non scontata, 162 visualizzazioni. Vediamo, Uniti per la Costituzione.
Voi che ci credete liberi, frittura di panza e coglione di panza, la canzone del coglione. Beh, i titoli sono dicono i collaboratori, noi non nel nostro nome, i valori del cazzo, l'Occidente alleato con i nazi, si capisce a cosa mi riferisco. Il cappotto di legno hai da indossare, riferito ai bovini. Gran pezzo di merda, va bene questa. Masters of War, che non è mia, ovviamente, però anche faccio canzoni di altri ogni tanto. Canzoni. No, sto vedendo. Ecco, virus ce l'avete nel cervello, 213. Visualizzazioni. 808 visualizzazioni, che non è poco. Il Super Green Pass. E quindi 808 visualizzazioni da uno che è completamente fuori dal sistema, ma anche fuori dal sistema di quelli che sono fuori dal sistema, ragazzi. Ma non ti dico. No, no, fermi, farò nome e cognomi di quelle persone a cui ho mandato il video. Lo farò a suo tempo, ragazzi, se me lo posso permettere, non dico un cazzo. Ma qualora io venga, diciamo, sia un po' più visibile, un po' più ricercato, non ricercato che sono ricercato, più richiesto, ecco, da qualcuno, dirò: ma no, mi spiace, vedi, andare a fanculo, perché io gli stessi video te li ho mandati mesi fa o un anno fa e tu non mi hai cagato di pezza. Ci sono alcuni che lo lasciano a loro, li ho mandati e non mi levano i video sulla loro pagina Facebook, salvo non commentare, non darmi un minimo neanche di gratificazione. Questo è il discorso. Questa l'ho fatta 3 volte, perché adesso li faccio con diversi strumenti. Mentre scorre la nostra bella vita, per così dire bella, ma noi andiamo avanti. C'è gente che spara, gente che muore, ma quello che dici non è quasi mai vero. Ma quello che ci dicono, scusate. Ecco, ma sapete qual è il mio problema? È che non sono tutte, non ho tutta questa produzione, non ho un. Perché questa gente che dice di essere contro il sistema, però se non fai le cose come il sistema, con la. Insomma, con tutti i crismi, no? Non riescono a capire. Questa canzone è carina e simpatica anche se la faccio con la chitarra. Non ci arrivano questa gente. Vogliono vedere il video super prodotto di alcuni che io, sinceramente, o fanno canzoncine con musiche scontate, jingle, cose, quindi non mancano della profondità e della tradizione del cantautorato anni 70, non che io qui sia chissà che cosa, ma loro neanche. Non ci bastavano le 5 stelle o quelle in campo azzurro, quelle ci van strette, vogliamo le stellette. Faccia rassicurante di chi ti piglia per il culo, ma non importa. Delega al messia di turno ancora una volta. Se non sei d'accordo, devi argomentare, ma ad argomentare comincia tu. Ma ne ho fatte talmente tante. Ragazzi, poi non sono brutte perché poi rivedendole, lascio passare settimane o mesi, lo rifaccio. Non sono capolavori, non è Caruso di Lucio Dalla, non è Il giorno che verrà, ma d'altronde. Ecco, vabbè, ragazzi. Ma chi è che fa queste canzoni dirette, che dicono le cose come stanno, senza paura? Ve lo dico io. Quasi nessuno. Quasi nessuno. E anche quelli che fanno queste cose, alcuni, sono come me, non vengono cagati. Poi domandiamoci perché non. Cioè, finché non usciamo fuori da questa logica italiana quasi mafiosa, che
tu chi sei, da dove vieni, devi essere raccomandato, devi essere già famoso, se no non ti caga nessuno. Finché non usciamo da questa logica, ecco, non ne usciamo, non ne usciamo in tutti i sensi. Ovviamente, immaginatevi cosa sarebbe, cosa succedesse se riuscisse a trovare delle persone, un altro chitarrista, un bassista, o pianista, e potessi andare a suonare la tromba, il trombone per fare degli interventi oltre al cantato. Pensate se ci fosse anche, che ne so, una bassista che canta, così inserire anche una voce femminile e magari qualcun altro che scrive altre canzoni. Secondo me faremo il botto in questo mondo del dissenso, che non siamo pochi. Purtroppo, non è facile. Io non mi arrendo, ma farò pure, ne ho fatte alcune, ne farò altre canzoni su quelli che non ti cagano, perché, ma non lo so, io penso che ci sia una mentalità per cui, se devi essere uno di loro, ripeto, io ho mandato queste cose a qualcuno che non mi ha degnato neanche di una risposta. E anche di una risposta. Mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Ragazzi, io ho sempre detto quello che penso. Se qualcuno mi manda un video di un qualsiasi cosa, io dico, per me è così. Se me l'hai mandato, evidentemente sono esposto a una critica, a un giudizio. Non c'è stata nessuna critica o giudizio, neanche negativa. Della serie, non me te cago proprio, e probabilmente alcuni di questi video non li hanno neanche visti. Potevano dire, guarda, la canzone è carina, non è che sei un grande cantante, un grande chitarrista, però vediamo, metto un appello, insomma, vediamo di trovare alcune persone a Roma e di organizzare. Sto a Roma, non sto non lo so, in un paese dove siamo quattro persone. E che secondo me sarebbe stato più facile in un certo senso trovare le persone per conoscerci. Comunque, questa è la mia opinione, veramente, veramente. Guardate come va avanti il mondo. Non c'è mai, quasi mai, dei video dove intervistano una persona comune, una persona come me, un militante, un attivista, una persona che. No, sempre loro. I monologhi dei soliti noti, di cui stimo personalmente pochissimi, proprio personalmente, per come si pongono. Hanno trovato il loro posto al sole. Non lo so, veramente la cosa mi puzza. Va bene, dopo questo sfogo io continuerò a fare le mie canzoni. Sempre meglio. E niente, volevo dirlo perché poi uno dice, ma